late and your mama don't know. Our song is a way to laugh. The first date, man, I didn't kiss her and I should have. And when I got home, for I said amen, asking God if he could play it again. Salto al centro commerciale perché voglio vedere se riesco a trovare due salopette per Nicola e Sofia, perché domani sera andiamo al cinema a vedere i Minion sperando di trovare posto, quindi io preferisco prenotare o andare a prendere i biglietti prima nel pomeriggio, visto che domani è il primo giorno in cui fanno i Minion, quindi potrebbe esserci parecchia gente. E allora volevo prendergli due salopette da mettere per andare a vedere i Minion. Nicole, la prima volta che è andata al cinema, aveva il vestito di Cenerentola dal Disney Store, bellissimo, perché praticamente siamo andati a vedere con Nicole al cinema come suo primo film Cenerentola nel 2000 e... oddio, non ricordo più quando era. Quando è uscito Cenerentola il film? Non mi ricordo. E comunque sono andata a vedere Cenerentola e a casa Nicola aveva già il vestito di Cenerentola per giocare. E per l'occasione ha voluto vestirsi da Cenerentola, quindi ha messo il vestito di Cenerentola e le ballerine con i brillanti. Forse anche la corona, forse anche la corona, non sono sicura, ma forse anche la corona. E praticamente la fermavano tutte le signore al cinema per vederla e farle i complimenti perché era troppo carina, era piccolina, aveva 3 anni, andava in giro per il cinema vestita da Cenerentola tutta gasata perché andava a vedere Cenerentola al cinema. E questa in teoria sarebbe la prima volta che Sofia va al cinema, quindi anche con lei volevo farle mettere il vestitino a tema del film che andiamo a vedere. Non è proprio come il vestito di Cenerentola, la salopette dei Minion, non fa proprio lo stesso effetto, però era carino metterle anche a lei la salopette per andare a vedere i Minion. E quindi adesso volevo vedere da Cam se riuscivo a trovare qualcosa sia per lei che per Nicole, e speriamo che domani non voglia uscire dal cinema. Ho i capelli che sono incordabili, oggi ho i finestrini perché fa caldo e sti cavolo di capelli che non stanno nella coda hanno vita propria, praticamente vanno loro. Dovevo mettere un po' di gel o un po' di lacca la prossima volta, mi devo ricordare. E speriamo che Sofia resista fino alla fine del film. Nicole è stata incollata a vedere il film dall'inizio alla fine, così addirittura si alzava in piedi dalla poltrona per vedere meglio. Le è piaciuto tanto e non si è annoiata, anzi era molto partecipe al film di Cenerentola. E Sofia non lo sappiamo, vediamo quanta resistenza ha, se è come Nicole oppure se a un certo punto dice mamma basta, io mi annoio, voglio andare via. E toccherà stare dentro a Mauro e Nicola vedere il cartone dei Minion, e a me invece toccherà uscire con Sofia e farla andare sulle giostrine per tirare l'orario. Spero di no. E quindi niente, adesso vado a vedere se trovo... Madonna, sti capelli! Vado a vedere se trovo qualcosa. Non ho ancora pranzato, quindi magari mi mangio qualcosa al volo, prendo qualcosa al volo al centro commerciale. E devo prendere anche le fragole perché è da una settimana che voglio fare il cheesecake alle fragole a casa. Ho tutti gli ingredienti, avevo preso anche le fragole, ma alla fine le fragole le hanno mangiate tutte Nicole e Sofia, e quindi ora devo riprendere le fragole
e se ho voglia stasera faccio cheesecake, oggi pomeriggio, non lo so, vediamo. Perché Nicola ha mangiato il cheesecake del McDonald's con sopra le fragole e allora mi ha chiesto se qualche volta lo facciamo anche noi, perché io solitamente faccio il cheesecake buonissimo, onestamente viene buonissimo. Però lo faccio sempre con i mirtilli, con sopra la marmellata di mirtilli, e questa volta provo a farlo con la marmellata di fragole e le fragole fresche. Come solito, a mia fortuna, non ho trovato le salopette né in offerta né della nuova collezione. Anzi, ad H&M in realtà c'erano, perché sono andata anche all'OVS. Da H&M c'erano della nuova collezione, ma costavano un'esagerazione, quindi ho lasciato perdere. E, però alla fine da OVS le ho preso a Nicole. Okay. Ho preso a Nicole la tuta da ginnastica per la scuola, che non aveva una tuta da ginnastica abbinata. E ora le mancano solo le scarpe da ginnastica con gli strappi. Le hanno chieste con gli strappi per comodità. C'erano tante cose carine da OVS, veramente tante cose carine. Sì, dovrò ritornarci. Per me ovviamente non ho preso niente come al solito. E adesso vediamo se il mio kebab baro di fiducia ha riaperto o se è ancora chiuso per ferie. Spero abbia riaperto, così mi prendo un kebab. Shelley, Alice, è inquietante quel coso nell'orecchia, poi esagerato nell'orecchio della pepita. Cosa manca ancora? Sto qua mi mette. Ma sto CD cos'è, scusa? No, era una decorazione. Allora, qua bisogna però farlo scontornato secco, se lo teniamo così. No, questo non mi piace, neanche questo. Quindi cioè, ti piace nel verticale. Senso, il disegno mi piace questo come disegno. Come peonia. Sì, mi piace di più questa come peonia. Però tu guarda impostazione, perché io ho guardato su Shutterstock e i fondi ci sono di tutti, cioè... Ce li hai di tutti i tipi? Sì. Però se prendevamo una roba così si cioè, riusciva a mettere in posizione in alcune cose sopra, in alcune cose sotto e tenerla ovunque senza fare proprio un fondo con la cornice, capito? Ok. No, vabbè, sì. Rimane più leggero. Quindi come questa tipologia qua. Questo no, perché è sotto, è corniciosa, giusto? Eh sì. Una roba tipo quella... è chiusa. Questa a me non piace. Sì. Non con le ortensie come questo, però come genere sono cose che puoi aggiungere. Dove capita. Sì. Rimane una cosa un attimo più. Se no, queste invece sono più a ghirlandine e c'hanno sia uno fatto così a cose, uno invece li metti così. E quindi quello... uno non esclude l'altro. Ah beh, sì, capito? E lo usano per le il RSVP. Io terrei tutte e due le tipologie, che almeno lo rendi più mosso. Sì, cioè uno con sotto il coso e in un altro magari quelle più grandi le mettiamo così a ghirlanda. Guarda quello lì piccolo, se si riesce a vedere che cos'è, se è un RSVP dove hanno usato lo sfondo. Ti sei arrotolata, Niki? Vuoi uscire? Non nuoti più. Niki, non nuoti più. È da tanto che siete in piscina? No, pochino. Mezz'oretta. Siete appena entrate. È fredda l'acqua o è caldina? Andiamo a vedere, Niki. Wow, sembra il vestito di Cenerentola. Vale che roba. Azzurro e bianco. Bello, Niki. Wow. D'errore. È dolce più. Non è mica il compleanno. Non prenderlo più, scusa lei. Bravo, mi sono burrosissimi. Brunilli. Uno. Ma va, veramente. Madonna, sì, spesi.
Bubbolina. Domani c'è la Bubbolina dormigliona. Che ha fatto la nonna? Voglio yogurt. Vuoi lo yogurt anche tu? Adesso lo prendiamo. Ari, prendi uno yogurt per la... Grazie. Voglio tagliare quello. Devi tagliarla? No, voglio tagliarla. Vuoi tagliarla? Ma che fai? Mamma, ho trovato prima di vedere con più pietari. Quella. Wow, ecco qua yogurtin. Si è sbriciolata un po' a tagliarla, è Sofì. Vediamo. Buona. Cos'è questo? Cos'è questo? Lo yogurt? Gusto? Te lo apro? L'hai sciocchettato per mischiarlo? Scioccato io? Oh. No! Te. Te l'ho aperto, eh? È buona questa torta al cioccolato? Fischia, oh. È proprio cioccolatosa, eh? La torta. Vedete, è buona? È proprio cioccolatosa. Io ti ho visto che dormivi nel letto, eh? Anche la balena è tanto. Sì, mi ha guardato un bacino. Hai detto bene. Chi ti ha fatto la coda così, Giola? Non dai un bacino alla fragola. Me lo dai un bacino alla fragola. Un bacino alla fragola. Un bacino alla fragola. Un bacino alla fragola. Ma sei stitica bacini tu? Eh? Senti anch'io. Vuoi caffè? Vuoi caffè? Vuoi caffè? Vuoi caffè? Te? Dopo fa le scintille, se no Sofia fa... Prevenzione? Vero. Giovanni, da un bacio. Basta, non te lo chiedo. Ma è un pomodorino a forma di cuore davvero. Ma l'hai preso tu o era già per terra? No, l'hai preso tu? No, era... Metti in testa tu. Cosa c'hai lì? Che bel turbante che c'hai per fare la doccia. Mamma mia. Ma perché fai ancora il video? Perché sei troppo bella, amore. Dopo posso fare ancora? Una foto vuoi fare dopo? No, adesso una... Facciamo la doccia? Che puzzi come una pecorella. Possiamo fare la doccia? Posso fare una foto? Sì, poi facciamo la doccetta? Che puzzi come una pecorix. Lo faccio io. Buttami un bacino. Buttami un bacino. Ma voglio sciacquare, voglio... Cosa vuoi? Asciugare? Sì. Asciugare le mani? Sì. Se no ti bagno il tuo telefono. Hai ragione, amore. Mandami un bacino. Bello. Cos'è che hai controllato? L'acqua del rubinetto. Così si fermava. Stavi controllando l'acqua del rubinetto che si fermava? Cos'è che dovevi controllare? L'acqua del rubinetto che... Che c'era ancora un po' di acqua che usciva fuori e papà l'ha rotta. No, poverino, non l'ha rotta. Ah, per finta. Ah, ora ho capito tutto. Adesso è a posto l'acqua, si è fermata? Sì. Sì? Ok. E quando c'era il prito? Che libro hai scelto, Sofì? Com'è che si chiama? Tutto tondo. Tutto tondo. Tutto tondo, Niki? Sì. Non lo sapevo. Parlo degli animali! Ok. Chi si nasconde dietro i girasoli? No. Prima di qua. Chi si nasconde dietro i fiori? Gli uccellini! Che si chiamano petirotto. No, non si chiamano petirotto. Ti ho fatto lo scherzetto. Chi si nasconde dietro i... Girasoli. Una farfallina. Che si può disegnare anche una coccinella.
Chi si nasconde nella paglia? No, vediamo chi si ho sbagliato. Chi si nasconde dietro la paglia? Devo dire, chi si nasconde dietro la paglia? Chi si nasconde dietro la paglia? Si nascondono due uccellini. Chi si nasconde dietro i? Che ronchi. Due pappagalli. Sofia è un pappagallo. No. Ah, ne hai saltata uno? Credo. No. Vediamo. Dopo c'è questo. Poi c'è... Ah no. È giusto. Chi si nasconde... Devi dirla tu questa. Chi si nasconde dietro l'uva? Dai. I bruchetti. No. Tre formichine. No, sono bruchi, hai ragione, Niki. Te l'avevo detto io l'altra volta e tu hai detto formiche. Io? Sì. Ma sei sicura? Sì.